Grandi amici del tuo, bentornati qui sul canale, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui con un nuovo episodio del Road to 99, nuovo episodio da un paio di giorni, però non sono riuscito a giocare molto in questi giorni perché avete visto, sono venuti a trovarmi gli altri, poi Natale, tutte le cose, c'è sempre casino. Vi auguro buone feste ovviamente, visto che siamo vicini a Natale, ma ve le augureremo poi anche con il Furia e con il Trevor nei prossimi giorni con i video. Non ho niente di natalizio, ma facciamo finta che sia un episodio natalizio. Stavo per dirvi, dovremmo incontrare... What's up, man? You ready for this? Come on, man. I've been born for this. Man, you know I'm in touch with my 2K, bro. Come on, man. Don't worry. I got this one in the bag. Because last time you picked yourself and you still lost. Who else would I pick? I'm the best player. Yeah, whatever. Stop it. Man, I never got to ask you, what was it like working with KG, man? Man, it was amazing, man. Just intense, man. It's like every day, just... keeps going. What advice did he give you when you first got to the league? Man, the only thing he kept telling me was to breathe. Take my time. Make sure I don't rush the process. Don't rush. Have fun. Yeah. Well, you should really breathe when I give you this whooping right here. Hey, listen. We talking about KG. There's a new sheriff in town, right? 32 about to give you some problems. Hey, we gonna see. È finita così, va bene. Non capisco perché i joystick sono quelli della Play 1, o sembrano quelli della Play 1. Sarebbe quasi da sfidare Carl Anthony Towns, ma... perdonatemi, non è che sia questa la mia intenzione per oggi. Volevo inoltre annunciarvi quasi ufficialmente, del tutto ufficialmente, che la prima live del canale, visto il sondaggio, risultati del sondaggio, sarà il 28 dicembre alle ore 11. Molto importante, puntate la sveglia. Non so se riesco a mettervi il promemoria sul canale, non so come si faccia, è una cosa totalmente nuova per me, ma sappiate, 28/12 alle 11. Pulito. Adesso andiamo a giocare questa partita con gli Atlanta Hawks, che non è il massimo della vita, ma è una squadra che sicuramente non avevamo mai visto. Andiamo a farci due tiri con loro. Signori, si gioca in casa, Golden One Center di Sacramento. Abbiamo le magliette dei Royals oggi per essere un po' più tresciosi e stilosi. Giochiamo contro Iliasova e Muscala, non esattamente due fenomeni sotto canestro. Quindi dobbiamo dominare e vincere questa partita con gli Hawks, perché è una delle poche partite abbordabili che abbiamo nelle ultime 10. E visto che molto probabilmente non faremo i playoff, cerchiamo di farmi la figura. Cambio con Schroeder, via ad attaccare. Non dovrei neanche usare la virata. E niente, gancetti. Eppure sbagliati, bravo Randolph. Queste cose non continuo a capirle, com'è che non sono riuscito a spazzar via tutti lì. Va bene, dai. 7-5. Bravo Giorgino. Bravissimo Giorgino. Schiacciate in reverse. Bello lì, Avrei preferito un alley-oop, ma va benissimo lo stesso così. Bel replay, schiacciata 11-5, cominciamo forte. Vinciamo una partita di 20. Non abbiamo mai vinto una di 20 in sto anno, dai. Beh, rimbalzo, schiacciagliela in faccia, Iliasova. Dai, sei un ex giocatore dai tempi di Milwaukee. Su, 14-12, ma vinciamo di 20 anche oggi, vinciamo di 20 domani, direi. Sì, nessuno ci marca. Boom, tutte rovesciate. Io perché non posso fare un mio equipaggiante? La minchiata mi ha fatto. Vabbè, 10 punti nel primo quarto con 5 rimbalzi. Potremmo sparare il nostro carrierai oggi, che è un po' sparare sulla Croce Rossa a farlo sugli Atlanta Hawks. Però, raga, è sempre una partita NBA, no? Pure il sesto rimbalzo, pure la transizione, guidiamo, va. Scal! Si è teletrasportata sia lui che la palla. Non sembrava così bella come nel replay. Secondo assist e quasi più 10 già nel primo quarto. Due tiri liberi dalla spazzatura che ci possono dare la doppia cifra di vantaggio. E già l'undicesimo che arriva. E vediamo se anche il dodicesimo punto, raga. Dai, vorrei spararne 50 in questa prima annata per concludere in bellezza. 24-14. Ultimi secondi del primo quarto, cosa stanno combinando questi? Niente, hanno fatto 6.000 blocchi per rimanere fermi sul posto. Ma segnerà sicuramente questa triple step back? No. Tagliamo fuori l'inutilità, 27-16, ragazzi. 27 in un primo quarto molto convincente, soprattutto da parte nostra, guardaci lì. Ripartiamo dalla panchina come ormai usuale, quarta 3-3. Bene, dai, facciamo una bella partita tranquilla, che vanno bene anche quelle, ogni tanto. 43-33, 12-7 in un quarto, male, mi pare altro. Dai, via da lì, cosa pensi di prendermi il rimbalzo in testa? Tempo, che tiro è? Chiaramente nelle partite inutili vanno dentro anche questi tiri qui. Mettimela, buddy, sì che ce l'hai così. Terzo assist di serata dopo il rimbalzo, un rimbalzo della tripla della doppia, sì, magari. Con la
virata classica, gli altri va pessimo difensore. Vai così che ritorniamo a muovere il tabellino, 16 per noi. L'ho presa, Bailey. Ah, è vero, perché giochiamo anche contro il Bailey, il primo incontro tra me e il Bailey. Boom, ti ha schiacciata, 4 punti in fila con in mezzo una stoppata. Mamma mia raga, se dominiamo, quasi più 20 già. Ancora lì, a battere a rimbalzo, 20 e 10 in un tempo. 20 e 10 in un tempo, cioè gente che sarebbe contenta di farlo in una partita, 20 e 10. Ultima azione del secondo quarto, siamo a più 22 addirittura, 75-43, vediamo Schroeder che si inventa, step back, crossover, step back, vediamo se arriva una stoppata in aiuto, pure questa. Mamma mia, hai tirato tantissimo presto, potevi tirare tranquillamente da 3, più 22 all'intervallo. Ci becchiamo pure l'intervista, questa è stata la produzione in attacco, continuo ad attaccare, non accontentarmi del tiro poco semplice, cosa c'era scritto, finché continuare ad attaccare senza accontentarmi di occasioni scarse, la mia efficacia offensiva resterà alta. Esatto Matt, perché oggi dobbiamo farne 50, così. E si riparte signori, secondo tempo. 20-10, 3 assi e 2 stoppate. Mi sembra un'ottima partita, per noi un primo tempo. E non dico altro. E secondo tempo lo cominciamo così. Con una virattina che ci fa acrobata, che è uno dei cartellini che miglioriamo più difficilmente. Cost to cost, raga, ve lo dico qua. Cost to cost, ve lo dico qua, raga. Cost to cost, cost to cost. Ve lo dico, cost to cost. 24. Sì, che bello, non sbagliarlo. Tendenzialmente se entrate le sbagliano. Quarto assist, bello così in transizione. Anche questa abbiamo tirato giù, raga. Io non so più cosa dire oggi. So dire che abbiamo perso palla. Ci cambio ragazzi, purtroppo, perché devo ancora macinare qualche punto. Punti di Bailey stanno un po' scendendo nel corso dell'anno, ma comunque un solida doppia cifra di media che ci sta in NBA. 9-2-5-8 con un minuto a giocare nel terzo quarto. Massacro totale. Dai, dobbiamo far 40. Quella è l'unica cosa che mi può dare qualche emozione in questa partita. Adesso post fade, niente, palla persa perché non si sa. Ultima azione del terzo quarto, abbiamo 13 secondi da giocare, tutto il tempo per fare un bel pick and roll qua. No, ci sarà il solito schemino della minchia. Io scusatemi, ma vorrei portarti qui un blocco, caro buddy. E potevo farmela tirare a me, ma va bene, se segni, tanto qua oggi segnano veramente tutti. Speravo nel recuperino finale. 9-6 sono i punti segnati in tre quarti da parte nostra. Veramente, più 33, niente da dire. Cerchiamo di fare 40 punti in questo quarto quarto. Cominciato il quarto quarto, il punteggio imbarazzante è rimasto tale. Vediamo cosa possiamo fare. Siamo con Colin Stein, George Hill, Jackson e Temple in campo. Tanto andiamo a prendersi il rimbalzo e mettiamo i primi due. Per cominciare, fanno 28 più 15 più 5. Forse siamo arrivati anche a 5 stoppate, se no siamo a 4 comunque. Ok, non è venuto benissimo come avevo io, però un end one portato a casa van, arriviamo a 100 punti, non abbiamo penso mai segnato in vita nostra così tanto di squadra, intendo dire. Fanno 31 i nostri punti e 101 i punti complessivi a 65, vabbè dai raga. Ogni tanto vincere una partita di 30 è anche un po' più rilassante, no? Devo sempre star lì in ansia punto a punto o perdere di 20. Ma dai, Miles, Mason, quale sei di quelli lì? Dai, quinta stoppata di serata. Give me a challenge, please. No, calma. No, sfonda, sapevo. Però io avevo premuto il passaggio prima che cominciasse l'animazione ed è cominciata lo stesso. Quinta, dopo la stoppata, anche la palla persa. Bene. Questo viene a passarmi su una linea da 3, no? Completamente spazzato via. Mamma che bella giocata. Fintina, zack, davvero playmaker raggiunto. 110, vabbè, il quarantello ormai non lo facciamo più, però 33, 18 e 7 rimbalzi, forse più facile la tripla doppia. Vediamo se la facciamo sporchissima in quest'ultima azione, riusciamo a fare un assist. Il problema è che tendenzialmente loro tendono a non tirare quando c'è l'ultima azione. Vediamo se mi danno la palla e mi raddoppiano. No, vedete, non tirano i maledetti, non tirano neanche se sono soli. Tyson, e non mi hanno fatto fare la triple doppia, va bene, 118-84, alla fine abbiamo vinto di
40, cioè così 30, di 30 spaccati, spaccati direi che siamo a buon punto. Guardate qua, stiamo per arrivare a oro di entrambi. Siamo addirittura adesso meglio la virata in post. Entro la fine della prima stagione dovremo arrivare entrambi a livello oro. E ragazzi, oggi adesso vi faccio vedere le statistiche. Siamo andati molto vicini a una quadrupla doppia. Ebbene sì, abbiamo superato anche 2 milioni di fans finalmente, 2 milioni e 100.000. Vediamo un po' se ci fanno vedere tutte le statistiche. 3 rimbalzi, 19, 6, ah no, solo 6 stoppate, mi sembravano di più. Va bene, però comunque sarebbe a un assist e a 4 stoppate da una quadrupla doppia. Non è vicinissimo, certo, però mazza, è comunque a un assist e una tripla doppia anche, eh. Detto questo ragazzi, mentre torniamo tristemente, non capisco perché, spogliato, il video per oggi è finito. Vi auguro buone feste ragazzi, anche se ci sarà un video domani in cui vi farò di nuovo i lavori, ma ve li faccio in continuazione ormai. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, i miei social in descrizione. Guardiamo giusto un attimo cosa chi mi ha scritto. Gioelone, sì, direi che sono arrabbiati. Beh, meno male che abbiamo vinto una partita ogni tanto. Ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video. Bella.